Il Giardino dei Giusti al Monte Stella a Milano da oggi ricorda altre quattro figure, quattro persone esemplari che attraverso la loro azione contribuirono a salvare vite umane. Sotto una pioggia battente il sindaco di Milano Giuliano Pisapie e Gabriele Nissin, presidente della Onlus Gariuo, la Foresta dei Giusti, hanno commemorato davanti a oltre 500 ragazzi delle scuole medie e superiori milanesi i nuovi giusti. Dimitar Peshev, vicepresidente del Parlamento bulgaro, che nel 1943 si rifiutò di consegnare ai nazisti 48.000 ebrei bulgari. Fridtjof Nansen, esploratore scienziato norvegese, Nobel per la pace nel 1922, che soccorse per conto della Società delle Nazioni i profughi e i prigionieri della Prima Guerra Mondiale e delle guerre balcaniche greco-turche. Václav Havel, primo presidente della Repubblica Ceca, combattente per i diritti civili durante la dittatura comunista. Samir Kassir, giornalista politico libanese, assassinato a Beirut da un'autobomba dopo essere stato uno dei protagonisti delle manifestazioni seguite all'assassinio di Rafik Hariri. Sono iniziative importanti perché non solo ricordano il passato, ma soprattutto insegnano ai giovani e ai meno giovani che ognuno di noi può fare qualche cosa per impedire, evitare le ingiustizie, le discriminazioni, il razzismo, il nazismo. E ricordo di chi si è abbattuto a costo di perdere la vita, la libertà, per il bene degli altri, che ha dato dimostrazione di altruismo, è un esempio per tutti. La cerimonia è avvenuta questa mattina in concomitanza con la giornata europea dei giusti istituita lo scorso maggio dal Parlamento di Strasburgo dopo l'appello all'Europa presentato dalla Onlus Gariuo per una foresta europea per ricordare i giusti. L'iniziativa è nata da Milano, è stata portata avanti al Parlamento europeo da Gabriele Nissim e da molti deputati europei italiani. E questo ci rende orgogliosi del fatto che siano riusciti a vincere una battaglia, perché in fondo è stata una battaglia, per uno scopo che è rivolto al futuro e rivolto ai nostri giovani.